Buonasera e ben ritrovati. Questa sera vi proponiamo un'intervista esclusiva a Lucia Bartolomeo. Ci siamo già occupati dell'infermiera di Taurisano. È accusata di aver ucciso suo marito Ettore Atanasio, un operaio di 36 anni che è morto nel letto di casa sua nella notte tra il 29 e il 30 maggio del 2006. Secondo una sentenza ormai diventata definitiva, ucciderlo sarebbe stata proprio Lucia iniettandogli una dose letale di eroina con una flebo, ma lei si è sempre dichiarata innocente. Questa sera parleremo anche del delitto di Francesca Milano, una donna di 42 anni ammazzata a Gioia del Colle la notte di Santo Stefano del 2013. È stata uccisa Dall'uomo con cui aveva una relazione molto tribolata. Cominciamo però da Lecce, anzi dal carcere di Lecce, dove Antonio Procacci ha intervistato Lucia Bartolomeo. passati dieci anni dalla morte di suo marito e due anni da quando la condanna nei suoi confronti è diventata definitiva. Quindi partirei dalla domanda più scontata. È stata lei o non è stata lei? Non sono suo stata marito? io. conferma la sentenza della corte d'assise di Lecce in data 12 febbraio 2009 appellata da Bartolomeo Lucia Lei è sempre stata determinata su questo punto, si è sempre professata innocente però ci sono cinque sentenze che alla fine hanno portato alla sua condanna al carcere a vita perché secondo lei si arriva a questa conclusione? Si arriva a questa conclusione perché si parte già dall'inizio con la convinzione, secondo me, da parte dei magistrati che insomma, la persona è colpevole. E comunque nelle cinque sentenze ce n'è una che è molto importante, che è la terza, la sentenza di Cassazione del 2011 che ha annullato completamente la condanna di primo e secondo grado. Quindi ha demolito completamente le teorie del Tribunale insomma, della Corte di Assise di Lecce e della Corte d'Assise d'Appello di Lecce. Insomma. Quindi nelle cinque ce n'è una che è molto importante, secondo me, che forse poi dopo non è stata valutata come, dove, come doveva essere valutata dal Tribunale di Taranto. Ecco appunto perché il, poi il processo d'appello si è dovuto sì. rifare. Sì, si è fatto il processo d'appello in tre sole udienze, è stata riaperta l'istruttoria dibattimentale perché comunque la Corte di Cassazione aveva dato delle istruzioni di poter riascoltare tutti i periti in maniera incrociata, quindi mettendosi tutti insieme a domande incrociate ed eventualmente di rifare una nuova perizia, cosa che comunque il Tribunale di Taranto non ha ritenuto opportuno. Invece secondo me quella era una cosa molto importante perché perizie ne sono state fatte tante, quindi alla fine... Se la Cassazione dava questo consiglio, doveva essere accolto, insomma, invece, cosa che non è stata proprio fatta. E poi si è, eh, voglio dire, è stato confermato quella che era stata la sentenza di primo e di secondo grado del Tribunale di Lecce, insomma. Dopo l'intervento del 118, lo ricordate, il decesso di Attanasio fu archiviato come una morte naturale. La prima a far emergere i sospetti fu un'infermiera del 118. Ai colleghi che tornavano da Taurisano disse che l'operaio aveva un tumore, ma nessuno fino ad allora aveva parlato di quel tumore e così ci fu un esposto. Il corpo di Ettore fu riesumato e si scoprì che nel suo cadavere c'erano delle tracce di eroina. I sospetti furono subito incentrati su Lucia che in quel periodo stava facendo delle flebo a suo marito. Lei è stata condannata con l'accusa di aver iniettato sì. dell'eroina. Sì nel corpo di suo marito attraverso una FLEBO sì. e, e l'autopsia avrebbe eh, accertato, secondo quello che poi è emerso durante i processi, che eh, suo marito è, è morto proprio a causa dell'eroina che gli è stata somministrata. Lei non è mai stata convinta che eh, effettivamente nel corpo di suo marito ci fosse dell'eroina? No, Perché? io non sono stata mai convinta, secondo me... Non lo so, cioè, diciamo che io seguivo gli, le perizie che venivano fatte a Roma, gli esami tossicologici, quindi attraverso i, i miei periti, ci misero un mese sinceramente affinché questi esami uscissero. Anche perché all'inizio io venivo indagata per uh, somministrazione di psicofarmaci, quindi di eroina non si parlava proprio, non si parlava di droghe, di niente insomma. Essendo che ero un'infermiera uh, sospettavano che io avessi somministrato degli psicofarmaci in quanto lavoravo in una casa di cura per uh, malati mentali insomma. Tanto è vero che, dopo, quando iniziarono le indagini, vennero a casa mia a fare una perquisizione per vedere eventualmente che tipo di farmaci avessi a casa. Andarono anche in comunità a fare una perquisizione. Prelevarono tutti i campioni dei farmaci che usavamo e li mandarono a Roma insomma, perché erano convintissimi insomma, che io avessi usato dei farmaci, cosa che comunque non trovarono. Cioè, gli esiti furono completamente negativi, poi passarono ad altri tipi di farmaci, quali l'insulina, quali il potassio, insomma tutto ciò che poteva collegare al mio mestiere. Cioè l'eroina è una cosa che è uscita dopo alla fine, è una cosa che proprio ci ha lasciato tutti a bocca aperta, sinceramente. Non, per quale ragione? Per quale ragione? Perché comunque innanzitutto se c'è una persona che comunque non, non ti dava il sospetto, no? che magari potesse usare delle sostanze, io sinceramente in casa non, non avevo notato nulla, poi in effetti se nell'ultimo periodo mio marito aveva iniziato ad usare qualcosa sinceramente non, non me ne ero accorta, ecco. anche perché nell'ultimo periodo eravamo un po' ognuno per fatti suoi, ecco. diciamo che il nostro rapporto si era, un po anche, era andato anche un po' a, ad allontanarsi, quindi magari non sono stata abbastanza attenta no? a quello che lui stava combinando, insomma, nell'ultimo periodo. Comunque io non avevo notato nulla. Perché non, può potesse... essere... Perché non può essere stata lei ad iniettargliela? Perché non avevo nessun motivo per iniettargliela. Non c'era proprio nessun motivo che mi potesse portare a fare una cosa del genere. È vero che avevo un'altra persona al mio fianco, però questo non significa che per un'altra persona... cioè Non c'era proprio il motivo, ecco, non... non... Non avevo proprio la motivazione. Dalla perizia è emerso che suo marito è morto circa un paio d'ore prima dell'intervento del 118, sì. eh, che è stato registrato intorno alle 6 del mattino. Sì, più o meno quindi, verso le 6 del mattino. Quindi sì. suo marito è morto eh, presumibilmente intorno alle 4 della, della notte. Sì. E secondo quanto è emerso dalle perizie eh, l'eroina eh, gli è stata somministrata o se l'è somministrata un paio d'ore prima di morire. Quindi diciamo facendo due conti eh, intorno alle, alle due, comunque sia tra mezzanotte e le quattro quando è morto. Io quindi... la flebola la feci la sera quando tornai dal lavoro, io tornai più o meno verso le nove e mezzo a casa dal turno, Facevo, avevo fatto il turno di pomeriggio quindi la flebola la feci intorno alle dieci insomma una flebo che poi alla fine durava mezz'ora perché era un, una flebo da 250 ml quindi alla fine in una mezz'ora finiva quindi verso le 10 e mezzo di sera già lui la flebo l'aveva conclusa ecco, ecco però eh, se eh, l'eroina se l'è somministrata o gli è stata iniettata tra mezzanotte e le 4 del mattino lei era in casa, lei era in camera da letto certo, insieme a lui da... sì. quindi il... Eh, il dubbio dei magistrati è come eh, può non essersi accorta di quello che stava accadendo. Non me ne sono accorta perché dormivo. <ride> cioè, se stiamo parlando in piena notte, una persona comunque dorme. Cioè, chiunque si può alzare e andare a prendersi un bicchiere d'acqua, può andare in bagno. Cioè, non, non è così strana la cosa. Voglio dire, una persona va in bagno o si alza a prendersi un bicchiere d'acqua, quindi non. Cosa c'è di strano? Non è che io lo potevo seguire ogni suo movimento, non, non era un bambino piccolo, io, ovviamente che lui si alzava e io lo dovevo seguire a vedere cosa stesse facendo, insomma, no? come viceversa, pure io se mi alzo non è che... <ride> cioè è un, una situazione un po' assurda, ecco... ecco, però mh, una dose di eroina non si, eh, non si assume in pochi secondi, comunque eh, passa, passa del tempo, probabilmente eh, si fa anche qualche, qualche piccolo rumore, è possibile che... In quel frangente, né lei né i suoi genitori, che erano comunque in casa tutti e vivono, genitori, certo, e vivono insieme, in un'altra dire... un ala, possibile che nessuno si sia accorto. Tanto è vero che io la mattina mi svegliai verso le 5 più o meno, ma ora, minuto davanti, minuto indietro, non è che e sinceramente mi dovevo preparare per andare a lavorare e lì insomma. Cercai no? lo chiamai perché essendo che non stava bene negli ultimi giorni, anche per lasciare una situazione a casa voglio dire no? per vedere se avesse bisogno di qualcosa, eccetera, eccetera, e lì mi accorsi che c'era qualcosa che non andava. Però io durante la notte, sinceramente, ho dormito. Hanno dormito i miei genitori, quindi alla fine nessuno si è accorto di niente. Ecco, ma volendo prendere per buona la, la sua tesi, ovvero che suo marito, l'eroina, se la sia, ehm, l'abbia assunta da solo, non avrebbe dovuto lasciare qualche traccia in tal caso non eh, avreste dovuto trovare qualcosa l'indomani o comunque nei giorni successivi che potesse in qualche modo eh, farvi sorgere un sospetto? No, sinceramente no perché la casa alle 5 di mattina quando fu dato l'allarme insomma si riempì di gente e quindi da lì a due giorni successivi con il funerale nessuno ha capito più niente in casa mia quindi C'eravamo noi, c'erano i parenti di mio marito che sono stati per due giorni a casa, sinceramente nessuno ha fatto caso a niente, anche perché nessuno aveva un sospetto che magari la persona fosse morta di qualcos'altro, cioè il 118 era venuto, aveva fatto l'intervento, aveva fatto un certificato di morte per cause presumibilmente naturali, quindi un infarto, per dirlo in parole, in parole povere. Quindi cioè nessuno andava a vedere, andava a cercare qualcosa insomma, che magari potesse essere sospetto. Non c'erano proprio cioè, i sospetti, è quello il discorso. Sono io stessa che parlo della flebo al 118, altrimenti di flebo non si sarebbe parlato mai. È vero che c'era una prescrizione del medico, ma non era manco scontato che magari effettivamente queste flebo fossero state fatte. Le flebo, delle flebo ne parlo io per prima al 118, perché giustamente... Dopo l'intervento che comunque fecero di tutto e la dottoressa del 118 era convinta no, di poter fare qualcosa, mentre invece la guardia medica diceva no, guardalo bene, no, perché secondo me è deceduto, non si può fare niente. Quindi comunque fecero il loro intervento. Successivamente poi dopo mi fecero delle domande se avesse qualcosa, se soffrisse di qualcosa, insomma che farmaci stava assumendo, se stava assumendo dei farmaci, lì con molta sincerità, sinceramente... Feci vedere la prescrizione del medico la dottoressa e feci vedere anche le fiale di Epar vitti che venivano messe insomma nelle, nelle flebo, quindi di flebo ne parlo io per prima. Cioè, la flebo stava pure sul comodino, che uno dei soccorritori del 118, poi fra l'altro al processo lo disse. Io notai no? che sul comodino effettivamente c'era la flebo, però nessuno no? aveva un sospetto di nulla, quindi la flebo rimase là e fu anche buttata, voglio dire, quella che poi viene. No? È definita l'arma del delitto, mai analizzata, e questa è una cosa che, sulla quale io sinceramente no, mi, mi impunto perché comunque per me è una cosa fondamentale. Cioè, hanno dato tutto per scontato, no? Quando poi proprio le cose basilari non sono state fatte, perché le indagini sono partite giorni e giorni dopo. Eh, perché nessuno pensò a un delitto. Certo, perché purtroppo poi, ci sono state delle persone che sono andate a mettere zizzania sulla mia persona, ecco. Altrimenti, cioè, sono venuti due medici, un'equipe di, di, di un'ambulanza, nessuno, cioè, una persona poteva anche no, sospettare di qualcosa. Hanno esaminato il cadavere, hanno. cioè non, hanno fatto tutto, sono stati un'ora a casa mia. Se avessero visto qualcosa che non andava, cioè io ho visto tante persone, no? stiamo parlando di personale sanitario, se ne sarebbe accorto, invece no. Alla fine cioè, hanno fatto questo... Secondo lei se il suo marito fosse morto per un'overdose c'era modo di potersene accorgere? Secondo me sì, secondo me sì, da quello che sento, da quello che... Per conoscenza da, da sentito dire, voglio dire, non, una persona non, non viene ritrovata dormiente, nel senso, no? come lo disse anche la, la dottoressa Romano del 118, che era passato dal, dal sonno alla morte senza accorgersene perché comunque aveva il viso sereno. Secondo me una persona che muore di overdose non muore con il viso sereno. Ma se non è stata l'eroina a uccidere Ettore e Atanasio, cosa ha provocato la sua morte? La famiglia Bartolomeo ha dei forti sospetti. Sentiamo cosa dice Lucia, che è la moglie di Ettore ed è rinchiusa nel carcere di Lecce per l'omicidio di suo marito. Come è morto suo marito? Forse perché mio marito non stava bene ed effettivamente non siamo riusciti a capire quello che in realtà lui avesse. Secondo me non c'entra niente la droga, non niente, cioè la sua morte è legata al suo stato di salute. Non abbiamo fatto in tempo a, ad effettuare effettivamente degli esami, no? per, appunto, forse se, la, se, se fossimo riusciti a ricoverarlo. Eh, o forse oggi sarebbe ancora vivo oppure no avremmo scoperto effettivamente di che cosa avesse. Lei ha detto, ha dichiarato che suo marito ha iniziato a sentirsi poco bene dal mese di novembre sì, sì, dell'anno precedente, certo. del, 2000, sì. del 2005. Cosa, cosa accade in quel periodo? Cioè, perché suo marito comincia a non stare bene? Cosa potrebbe, secondo lei e secondo la sua famiglia, cosa potrebbe aver contribuito a peggiorare le sue condizioni di salute? Sicuramente, come ho già detto, qualche malattia ce l'aveva. Eh, non lo so, qualcosa che non andava c'era perché lui è stato sempre una persona che ha avuto una salute di ferro e vederlo cioè, sempre con questi giramenti di testa e debole, mh, questo concentramento proprio, e gli mancava proprio la concentrazione, no? a momenti proprio lui si sentiva proprio smarrito. Quindi era indice di qualcosa che non andava, no? che stava iniziando a non andare nel suo corpo. In effetti, iniziamo a fare degli esami, fece delle radiografie, le fece se non sbaglio il mese di ottobre, Poi, adesso le date precise non le ricordo. Poi, a distanza di un mese, le ripetemmo. Insomma, gli fu riscontrato una bronchite che forse si era cronicizzata, insomma, qualcosa che aveva avuto ai bronchi, perché lui comunque diceva sempre che si sentiva anche premere, no? sul petto, insomma. Questi erano i sintomi principali, i giramenti di testa, questo, questa cosa che lo opprimeva, insomma, no? questo senso di respiro che non andava. Poi andavamo anche al dispensario, all'opneomologo a fare degli esami, però comunque queste persone non diagnosticarono qualcosa di eccessivamente grave, insomma. Ma in realtà la persona continuava a non stare bene. Non è che dopo questi esami, queste cose lui ha detto, no, adesso io mi sento bene, andiamo avanti, no? No, lui ha continuato sempre a stare male però poi un po' si è arreso anche lui. Si è arreso anche lui nel senso perché diceva sì tanto vado, non mi dicono che sto bene, quindi io mi invento un po' le cose, no? Cioè l'aveva presa anche da, da questo punto di vista, insomma. Continuava a non stare bene, però a livello di esami, insomma, di altre cose poi non si fece più niente fino a che poi che arriva a maggio e iniziò di nuovo no, a stare più male. Sua sorella ci ha parlato di un sospetto, un sospetto che, che peraltro avete esposto anche sì, nelle, sì, nelle indagini certo. difensive, nell'ambito sì. delle indagini difensive e a processo, anche se è un aspetto che eh, non è stato nel corso del processo approfondito, comunque è, stato, comunque è stato scartato. Sì. Eh, il sospetto è che suo marito possa essersi ammalato. Sul lavoro, Lavorando. sì, perché da circa tre anni lavorava in una, in una ditta insomma, di spazzatura e che si occupava anche di smaltimento di rifiuti tossici. Quindi lui era a contatto proprio con queste sostanze. Ettore stava male, Lucia voleva che si ricoverasse. Questo è uno degli elementi che fanno pensare alla famiglia Bartolomeo che Lucia non aveva nessuna intenzione di uccidere suo marito. Sua sorella in un'intervista rilasciata alla nostra trasmissione sì. ha dichiarato che eh, nell'immediatezza dei fatti voi avete, la sua famiglia sì. ha chiesto che fosse effettuata un'autopsia Certo, certo e in quella circostanza insomma furono i fratelli di mio marito che si opposero insomma non volevano che sul corpo del fratello insomma, fossero fatte delle deturpazioni insomma non erano proprio d'accordo ecco Probabilmente fosse stata fatta su. Sarebbe stato meglio, certo, molto meglio. Fra l'altro c'era anche la fleb in casa. Quindi. Sua sorella ha sempre detto: se Lucia avesse avuto qualcosa da nascondere, eh, non sarebbe mai stata fatta quel, quella richiesta, quel tipo di richiesta. Certo, è normale. Come, specialmente questa, questo tipo di richiesta che comunque va no? a scoprire tutto, specialmente poi nell'immediatezza dei fatti, come anche se Lucia fosse stata colpevole, non avrebbe mai chiesto ai fratelli qualche giorno prima, insomma quando vedevo mio marito che stava sempre più no? in condizioni precarie, di venire ad aiutarmi insomma, a farlo ricoverare. Lei dice se effettivamente fosse stato tutto premeditato? E come in effetti mi viene contestato, no? ...che ho premeditato un omicidio... ...penso che... ...perché comunque lui è morto il 30... ...il 28 maggio del 2006... ...i suoi fratelli vennero tutti a casa... ...lui fa parte di una famiglia molto numerosa... ...quindi erano tante persone che vennero a casa mia... ...per convincerlo a ricoverarsi... ...e comunque non ci riuscirono... ...non riuscirono a convincerlo... E, ...però furono sollecitati da me a venire... ...voglio dire... ...qualche giorno prima io mi incontrai con una mia cognata... E che poi questa cognata lavorava proprio dove lavorava mio marito e quindi anche lei si era accorta che sul lavoro mio marito stava avendo dei problemi seri e insomma ci trovammo e lei manifestò a me le sue preoccupazioni, io a lei insomma, e comunque gli chiesi per cortesia venite, vediamo se si può fare qualcosa insomma, per questa persona perché io non l'ho mai visto in queste condizioni, sono tanti anni che lo conosco però è la prima volta che mi trovo davanti a una persona che cade per terra una persona che ormai ha perso il, il, il senso dell'orientamento, una persona che quando camminava in macchina diceva di vedere tre strade davanti e che lui cercava di scegliere quella meno, no? quella più sicura per lui. Insomma, anche quando guidava con la macchina aveva problemi, non si reggeva più in piedi praticamente. Quindi non l'avevo mai visto in queste condizioni e tante altre persone se ne erano pure accorte. Quindi anche io, se questo Stato io, andava avanti già da un bel già po'. Già da un bel po', sì, sì. Quindi io sollecitavo. Però i magistrati... Anche su questo punto fanno delle contestazioni perché dicono ma se stava così male perché il giorno stesso andò in campagna, il giorno prima andò a lavorare, comunque non, non si fermò, mangiò regolarmente anche il giorno... No, lui il giorno... giorno prima non andò a lavorare, lui stava già in certificato medico dal lavoro, quindi non... Però non è in Forse campagna. andò in campagna così, ma perché comunque... Evidentemente aveva da fare, non lo so, doveva uscire per forza per qualche motivo. Quindi quel pomeriggio io non c'ero a casa. Poi a me fu riferito anche dai miei familiari che lui era uscito con la macchina, insomma, si era portato anche la bambina dietro, mia madre l'aveva sgridato perché vedendolo in quelle condizioni non voleva, insomma, che portasse in giro la bambina. Proprio nel caso Maisiali succedeva qualcosa con la macchina, insomma, e avevano anche litigato per questa cosa. Insomma. Lei Quindi, era andata insieme a suo marito dal medico sì, l'ultima volta? l'ultima volta, perché la prima volta cosa ci lui da solo. Cosa accadde quel giorno? Allora, io lo accompagnai dal medico perché la sera prima, con i suoi fratelli, che non riuscirono a farlo ricoverare, rimanemmo d'accordo, almeno portalo dal dottore, no? Domani mattina vediamo cosa si può fare, insomma, sollecitato un ricovero. Infatti poi io lo accompagnai e guidai io, perché lui non era in grado di farlo, insomma. E arrivavamo dal dottore, gli spieghiamo la situazione, insomma, lui aveva avuto degli episodi insomma, di gastroenterite, per come l'aveva definita il medico, eh, voglio dire, perché dai sintomi no. Che aveva avuto mio marito, insomma gli spiegammo e lui disse: Sicuramente si è preso un'infezione, una gastroenterite, insomma una cosa così. Il dottore mi disse: Continua con le flebo, poi se vedi finisci perché mi aveva prescritto, aveva prescritto un ciclo di flebo. Quindi disse: Visto che ancora non le hai finite, continua, poi se nel caso successivamente vediamo che è ancora peggiora, che non si riprende proprio, poi vediamo di disporre insomma, un ricovero. E lì mio marito gli disse al dottore: Ma non è che muoiono? Cioè, non so da dove che gli venne questa frase frase che poi lo stesso dottore riferì pure al, da, al processo insomma no? se Lucia avesse ucciso Ettore non avrebbe chiesto l'autopsia e prima ancora non avrebbe chiesto che fosse ricoverato questo è certamente un punto a suo favore ma allora perché raccontare la storia del tumore all'amante lei ha detto che suo marito non stava bene, sì. che aveva qualche malattia, però non aveva... Sicuramente qualche malattia non diagnosticata. Però non aveva un tumore. Penso di no, penso. Poi alla fine può essere pure di sì. Che però è il, però dai è, che però è il motivo per cui sì, sì. lei si trova sì, dentro sì. Questa, questa vicenda. Lei eh, viene indagata e successivamente arrestata perché eh, una persona Io riferisce, un anno dopo riferisce alla, alla, al dirigente del, del 118 eh, che lei aveva eh, detto che suo marito aveva eh, pochi giorni di vita perché era gravemente ammalato ed aveva un tumore. Questo lei l'aveva riferito al suo amante. E anche su questo c'è da dire. Perché lei... Aveva riferito questo allora. Nel corso dei mesi. Io con questa persona, perché era un infermiere come me, quindi si parlava da collega a collega no? in alcune circostanze, lasciando da parte la vita privata. Cioè, io vedevo che questa persona, cioè mio marito, continuavano a non stare bene nonostante questi piccoli accertamenti che si erano fatti, eccetera, eccetera. Quindi se ne parlava tant'è vero che una volta gli chiesi anche che cosa ne pensi, perché lui lavorava in pneumologia, viaggio lavorava in pneumologia. E dissi: Che cosa ne pensi? Se mi organizzi anche di fare una visita, insomma, lo porto a mio marito, vediamo, no? E sinceramente lui non fu d'accordo perché disse: No, a me, lasciami fuori, no? Non voglio avere a che fare, insomma, così. E quindi se ne parlava. E lì, sinceramente, io iniziai a fomentare questa situazione, ma questa situazione, come già l'ho detto ampiamente anche in passato, queste erano delle bugie che, che io riferivo a viaggio semplicemente per. Uh, come devo dire? Mh, per, per tenermelo più stretto a me, ecco, in che senso? Per avere più attenzione. Per avere più attenzioni, questo è tutto. Cinismo, disattenzione, me ne freghismo, negligenza, per le tante bugie, per l'insensibilità all'abisso emotivo generato e alla solitudine dolorosa nei confronti di mio marito. Ma di una cosa non posso chiedere perdono. Della sua morte, perché non l'ho ammazzato io. Allora, partiamo che io e Biagio non abbiamo mai fatto progetti di vita insieme, tant'è vero che questa persona quando è andato a testimoniare al processo l'ha detto ampiamente, no? Alla domanda del giudice. Nel senso che lui era una persona, uno spirito libero, una persona che voleva rimanere single, quindi non, ha... lui io lui ha... non avevamo mai fatto progetti di vita, di andare a vivere insieme, di farci una vita insieme. Quindi... Anche se lui alla sua famiglia però dice qualcosa di diverso. Sì, alla sua famiglia dice questo perché? Perché essendo che io andavo a casa sua, lui abitava da solo, praticamente la famiglia di lui eh, era, aveva iniziato a notare insomma, la mia presenza. E quindi si informarono sulla mia persona, ma non attraverso viaggio. Si informarono perché la sorella di viaggio lavorava al comune, al comune di Corsano. Di conseguenza prese informazioni sulla mia persona, attraverso la targa della mia macchina. Quindi, un po' si chiedevano, scoprirono insomma, che io ero sposata, che avevo una figlia, di tutto e di più su, su di me. Insomma. Quindi, a un certo punto, iniziarono anche a lui a fare un po' di pressione, tipo: ma come mai ti frequenti con una persona sposata, no? questo e quest'altro? Diciamo, una famiglia che la pensava anche un po' all'antica. E quindi lui, per cercare di, no, anche lui di giustificarsi in un certo senso, la presenza mia, iniziò a dare delle spiegazioni nella sua famiglia. Ma solo per questo, non per altre cose. insomma. E quindi le, le, le bugie raccontate? Perché lei ha cominciato a a fomentare questa, questa situazione? E proprio perché? Perché era una persona, come, voglio, come devo dire, era una persona che non, cioè non prendeva tanto sul serio le situazioni, magari io mi sentivo no, un un, in un certo qual modo un po' più legata a lui, magari lui non era proprio così, come devo dire, era una persona che prendeva la vita alla leggera senza fare progetti a lungo termine con le persone. Ecco. Non, cioè, è stato questo il senso, non c'è un altro senso. Era semplicemente per avere più attenzioni da questa persona. Ecco. Quello che però provoca, eh, ha generato poi pesanti sospetti su di lei è sì. il fatto che lei a un certo punto comincia a raccontare a Biagio non solo che suo marito eh, non stava bene e che aveva un tumore, ma anche che la situazione si andava aggravando e che gli restava poco da vivere è questo che poi in qualche sì. modo l'ha messa con le spalle al muro. Certo, e anche su questo ho da dire, perché questa è una cosa che forse questo aspetto non è stato mai approfondito o spiegato come si deve. Allora si parla fin dall'inizio di questa vicenda dei famosi SMS. Questi SMS non sono mai stati riscontrati dalla procura nero su bianco. Questi SMS, quando sono state fatte le perizie sui cellulari il mio e quello di Biagio Martella, è stato trovato solo l'entrata e l'uscita del, del messaggio, ma non sono mai state riscontrate le parole nero su bianco. Quindi, sono parole che ha detto questo signore, cioè Biagio Martella, agli inquirenti. Quindi hanno dato per buono tutte le parole che lui ha riferito, ma in realtà non li hanno mai letti e questo è un aspetto importantissimo, che però è stato sempre trascurato. Cioè si dà per scontato che quelle erano le parole. Io quando il pubblico ministero mi interrogò al commissariato di Taurisano, mi chiese: Ma lei ha mandato mai messaggi di quel tenore? Io gli dissi certo, l'ho mandati di quel tenore e le spiego anche perché. Perché se stiamo parlando da collega a collega, quindi stiamo parlando un'infermiera con un infermiere, a un certo punto, se io vedo che una persona che è stata sempre bene nella sua vita, e inizia ad andare no, sempre peggio, e non si vuole curare, è normale che io dico: se questo continua così muore. Ma è una frase detta così. Ma ad andare a dire questione di ore, sinceramente, non l'ho mai. cioè queste parole proprio così dettagliate, non le ho mai scritte. A volte in un messaggio, anche una virgola cambia il senso della frase. Quindi sono parole che sono state riferite da Biagio Martella agli inquirenti e mai riscontrate nero su bianco. Quindi date per buone, date ovviamente perché il processo si è ancorato no? anche su questo. Però queste sono state solo le sue parole che ha riferito agli inquirenti. Ma non hanno mai avuto, mai davanti il testo integrale di questi messaggi. Mai. Ed è vero o non è vero che eh, la, il messaggio a Biagio Martella, eh, il giorno del decesso di suo marito, eh, è stato antecedente rispetto alla telefonata al 118? No, perché la telefonata al 118 la fece mio cognato. Io chiamai la guardia medica, la guardia medica era vicino a casa. Quindi, quando scoprimmo purtroppo quella che era la situazione, io chiamai la guardia medica e chiamai subito a casa di mia sorella. E quindi, nel frattempo, mio cognato chiamava il 118. Quindi, diciamo che è stato tutto un po' a ridosso la situazione. C'è andare a vedere il macabro no? dove non c'è sinceramente. Io è vero che mandai il messaggio a questa persona, ma semplicemente perché era la persona che era più vicina a me in assoluto. Quindi non l'ho fatto né per il motivo di andare ad annunciare no? un omicidio fatto e neanche per qualsiasi altro motivo. È stato un messaggio che ho fatto a questa persona in quanto lo ritenevo la persona più vicina a me in quel momento. Basta. Quello contro Lucia Bartolomeo, l'infermiera in carcere con l'accusa di aver ucciso il marito, è stato sin dall'inizio un processo fortemente indiziario in cui il movente ha avuto un ruolo decisivo. Ho Chiesto al pubblico ministero e lo chiedo a lei, sì. secondo lei quanto ha pesato la storia del tradimento sulle sentenze che negli anni si sono succedute sul suo caso? Secondo me è il punto cardine. Il tradimento è la cosa fondamentale in questo caso. È stato proprio la, il punto fondamentale che ha inciso, che ha. È, come devo dire. E... Ah, è andato a inficiare proprio tutta la situazione secondo me c'è stato proprio un pregiudizio proprio dovuto al fatto che in questa vicenda insomma, si parlava di una, di una relazione extraconiugale può essere che se non fosse andata così se io non avessi avuto un'altra persona al mio fianco in quel periodo che non, non sarebbe successo niente insomma secondo me per me per quello che penso io è fondamentale lei non si è resa però no non mi sono arresa e non mi arrendo comunque nonostante gli anni stiano passando nonostante comunque la condanna stia andando avanti io andrò avanti anche con la revisione del processo non, fino all'ultimo io non mi arrendo perché è una persona che non ha fatto niente non ha nulla da temere e deve combattere una persona che si arrende significa che è colpevole si arrende al suo destino e basta ma una persona che non è colpevole deve combattere deve essere sempre combattiva fino alla fine e io lo devo fare specialmente per mia figlia in primis per lei poi per me e poi per la mia famiglia, che comunque in questi anni cioè, sono stati, hanno sofferto insieme a me e hanno percorso questo lungo calvario insomma, che ci sta portando avanti nel corso degli anni. Lei crede nel processo di revisione? Io credo nel processo di revisione e spero che nella revisione vengano presi ed esaminati tutti quegli elementi che effettivamente, no, ai quali non si è dato importanza per niente nei vari gradi di giudizio che sono stati fatti qui a Lecce. Lucia con l'aiuto dei legali di Progetto Innocenti, Baldassarra e Lauria e Pardo Cellini chiederà la revisione del processo, lo farà per sua figlia e per la sua famiglia. come vi è il rapporto con, con Alessia con sua figlia benissimo oggi ha 14 anni 15 anni, anni compirà a novembre a novembre e lei ha perso tutta la importanza tutta la sua infanzia. Della sua infanzia e anche adesso parte dell'adolescenza quanto le è pesato quanto le pesa eh. e che aspettative ha? Allora questo mi è pesato tantissimo perché tante volte quando la vedo adesso è diventata molto grande una bella signorina insomma e sinceramente quando la vedo a volte i miei occhi rimangono tristi perché io me la ricordo quando era piccola no? mi dispiace ma non ce la faccio E sinceramente mi, mi viene in mente la sua immagine di quando era piccola ecco, e mi è rimasta sempre quell'immagine. E oggi vedendola grande, mi... cioè, sono orgogliosa di lei che è diventata grande, grazie a Dio sta benissimo, nonostante tutto quello che ha passato anche lei, purtroppo. però mh, rimane un dolore dentro che non si può descrivere. Cioè, tutti gli anni suoi che ho perso, non ho... che non meriterà mai nessuno, ovviamente. Non ho... È un dolore troppo forte, un dolore che non si può descrivere, insomma. Si sente giudicata la sua figlia? No, non mi sento assolutamente giudicata da mia figlia. Perché ora che ha diciamo, eh, sicuramente le, le, le facoltà per potersi sì, sì, sì. fare eh, una sua idea. Sì. Che magari ha letto anche... Sì, sì, lei è al corrente di tutto. Non, lei è al corrente completamente di tutto, specialmente ora che è più grande, voglio dire. Lei ha mai detto nulla su quello che, che è accaduto? Si è, si è mai sentita rimproverata, giudicata? Ecco, al di là del, del, dell'episodio in sé, del, dell'omicidio, sì. della morte di suo marito, ma anche per quello che è accaduto prima, per uh, i tradimenti precedenti. No, no, Alessia non mi ha mai giudicata sinceramente. Alessia mi ha detto sempre, mamma, per me non sei stata tu. Io sono convinta della tua innocenza, ma anche se fossi stata tu io ti avrei già perdonato. Perché sei stata anche tanti anni in carcere e, sinceramente, non, a chiunque mi chiede, a chiunque mi dice qualsiasi cosa su di te, io queste sono le risposte che do. Se mia madre è colpevole l'ho già perdonata, ma per me, comunque, deve. mia madre rimane innocente e io ho bisogno di lei, insomma. Infatti, viviamo dei momenti bellissimi quando viene qui al colloquio, insomma. Veramente. Siamo proprio come due sorelle, ecco. due sorelle, due amiche, abbiamo un rapporto aperto bellissimo, molto molto bello veramente. Lei ha avuto la possibilità di, anche di uscire, ha avuto dei permessi? No, ancora no, sono no. in attesa di una decisione, insomma. Mi auguro che al più presto insomma, si possa anche sbloccare la situazione per poter passare due o tre giorni insieme a lei insomma, a casa. La sua famiglia, lo dicevamo prima, è stata molto importante perché lei è sempre stata al suo fianco, in sì, particolare sì. sua sorella Rovena. Sì, sempre. Lei è stata veramente la mia spalla, la mia spalla che mi ha accompagnato in tutti questi anni, dove ho pianto e la persona che veramente ha combattuto in prima fila per me veramente e comunque anche i miei genitori c'è mia madre che è da tanti anni che vengono a trovarmi in carcere non è mai mancata una settimana sono sei anni adesso ho più di sei anni di fila che sto e mia madre non è mai mancata ad un colloquio e il suo marito invece ci pensa ci penso ogni tanto ci penso sinceramente e lui giorni fa a dicembre insomma compiva anche gli anni e Guarda caso quel giorno era anche giorno di colloquio e è venuta mia figlia, insomma ne abbiamo anche parlato. Ecco. Sì. Si è pentita di quello che è successo prima eh, che lui morisse? Certo che mi sono pentita perché poi con gli anni è una persona matura anche. Magari quelli erano anni un po' particolari, no? non ero abbastanza matura. Oppure, sai, ci sono dei momenti nella vita in cui commetti degli errori, in cui la testa magari chissà cosa ti dice, no? Per oggi come oggi, eh, a 40 anni, eh, sinceramente sì, mi sono pentita. Eh, potessi tornare indietro non rifarei assolutamente eh, insomma quello che ho fatto. Certo. E Viaggio invece ci pensa? Non ci penso proprio. È una persona che sinceramente ho cancellato completamente dalla mia vita. Non, tutto questo amore no, di cui si parlava di cui si è parlato nei processi che io avessi perso la testa per questa persona proprio non esiste io sono una persona che comunque cioè non, non vedo questo viaggio da ormai quasi da dieci anni sinceramente io non, non mi sono né ammazzata per questa persona né mi sono strappato i capelli né sono stata male sinceramente no non, è una persona che ho cancellato completamente dalla mia esistenza non, non mi interessa proprio il carcere a vita non dà prospettive, ma Lucia non si è arresa e spera che per lei possa esserci ancora un futuro. Come trascorre la sua vita in carcere? Ah, io trascorro la mia vita in carcere lavorando, sinceramente. Io lavoro in un laboratorio sartoriale, il madre in carcere ormai quasi da sei anni e quindi le mie giornate trascorrono dalla mattina alla sera nel laboratorio e sinceramente questo mi aiuta molto a, ad andare avanti perché mi tiene impegnata e mi dà una certa continuità con l'esterno perché io fuori comunque svolgevo la mia attività lavorativa e qui sinceramente la mattina posso... No? come quando ero a casa, e avere il pensiero di alzarmi perché devo andare a lavorare, insomma. E poi mi tengo impegnata, sto, come devo dire? Mi tengo impegnata, lavoro e, tante, tante, e non penso, ecco, perché comunque qui pensare non, non va bene. Se pensi poi è finita. Quindi la migliore cosa è tenere il cervello impegnato in qualcos'altro. Ecco, cosa passa nella testa di una persona condannata all'ergastolo, al carcere a vita? Eh, delle brutte cose, delle brutte cose che è meglio non, non, non scacciare subito. Ecco. Io tante volte, anche non volendo, purtroppo i pensieri arrivano, no? Specialmente la sera, e, però io cerco sempre di, di impegnarmi in qualcos'altro subito, o di leggere o di scrivere, perché sennò no è finita, non puoi pensare. Una, pe una persona che ha l'ergastolo non può pensare. Perché se pensi è finita, cioè è, fi è la fine della tua vita, ecco. E l'ergastolo è come se ti danno la morte civile. Eh? Ti sentenziano la morte civile come se tu non esisti più sulla faccia della terra. Quindi. cioè non esiste. Meglio pensare, impegnare la mente in qualcos'altro, sempre. Siamo all'inizio del nuovo anno, che cosa si aspetta per questo 2016? Che cosa mi aspetto? Eh, mi aspetto che qualcosa si possa sbloccare, insomma, in qualche modo, sia a livello magari no che mi sia concesso qualche permesso, insomma no perché comunque ho raggiunto anche i termini per, uh, per poter accedere ai permessi premio, sempre fermo restando che è sempre il giudice di sorveglianza che deve decidere, quindi non è che è in automatico, no, la cosa, si devono valutare poi tante cose, insomma. E poi che comunque la revisione mi possa dare un esito positivo, insomma, io ci spero tantissimo. Se dovessi uscire da questo incubo come immagina il suo futuro. Eh, come immagino il mio futuro? E non lo so sinceramente. In che senso? Non è facile dopo uscire dopo tanti anni, ovviamente, no? Però sinceramente resterebbe qui? No, no, assolutamente no. Assolutamente no, però per prima cosa vorrei un po' dedicarmi alla mia famiglia, perché lo merita quindi starò un po' molto con loro, poi dopo cercare di organizzarmi, insomma, tutto l'altro resto. Una cosa che sono rimasta molto dispiaciuta è che purtroppo il mio mestiere è andato no? di infermiera per adesso e è, è tramontato perché purtroppo con la sentenza definitiva ho avuto anche la radiazione dall'albo degli infermieri quindi e questa è stata anche un'altra cosa molto dolorosa perché io il mio mestiere non l'ho fatto per caso ma l'ho fatto per una scelta di vita fin da quando ero piccola quindi ci tenevo veramente e sinceramente questa radiazione è stato un pugno allo stomaco proprio però chi lo sa un domani, no? vediamo come va sta revisione e poi si vedrà